Tutti ragazzi, eccoci qua. Ieri sera la mia prima live sul canale di Carta il Curva Nord, è stato bello, ringrazio tutti, mi sono divertito e di certo in altre live cercherò di non mancare in altre live. Ieri è stata la mia prima live, poi vedremo se riusciremo a farne anche altre di live, ma io mi auguro di farne molte altre di live con loro perché è stato molto divertente. Bene, di cosa parliamo? Un po' in ritardo, però vabbè, parliamone, ho preferito parlare prima di altre cose sull'Inter, però vabbè, parliamone anche adesso. Quindi Ancelotti al Napoli, Ancelotti al Napoli, Ancelotti al Napoli, beh, finalmente secondo me il Napoli è un grande allenatore. Massimo rispetto per Maurizio Sarri, calcisticamente parlando, poi come uomo, il fatto che magari ha messo da parte Coppa Italia, Europa League e anche Champions, a me sinceramente se fossi un tifoso del Napoli non mi andrebbe giù, però vabbè, ha voluto mettere lo scudetto al primo posto, però vabbè, fatti suoi, adesso è rimasto fregato lui. Quindi massimo rispetto per Maurizio Sarri, però vabbè, voglio dire che sinceramente secondo me Ancelotti è un grande allenatore, Napoli è un grande allenatore di esperienze europee, un allenatore che ha vinto le Champions col Milan, mi sembra che l'ha vinta anche col Real Madrid, correggetemi se mi sbaglio, sì, ha portato dopo 10 anni la Champions al Real Madrid, mi sembra se non mi sbaglio. Quindi, secondo me è un grande allenatore. Se arrivano campioni o no dipende tutto dal De Laurentiis, da come ha messo il Napoli. Quindi, però, di certo è un grande allenatore che ha mentalità vincente, perché a questo Napoli serve mentalità vincente, serve gente che ha vinto. Poi, vabbè, dicono che arriverà Vidal al posto di Hamsik perché Hamsik finirà la sua lunghissima carriera al Napoli, una bandiera del Napoli, ormai possiamo considerarlo una bandiera del Napoli, Hamsik. Se arriva Vidal, veramente un grande colpo, una grande batosta per i juventini perché Vidal è stato un grande giocatore della Juve, poi venduto dalla Juve. Niente, secondo me il Napoli ha preso un grande allenatore, poi è ovvio che devono arrivare degli altri giocatori se si vuole competere con la Juve, perché se rimane questa rosa non so quanto se si può battere la Juve, secondo me. Poi vabbè, magari metti che la Juve vende tutti i campioni così e non compra nessuno, lì ci può stare, però se rimaniamo così con un grande allenatore, ok, però sempre con la stessa squadra. Non dico che arrivano campioni, ma almeno farsi una panchina, non dico di lusso, ma almeno fare una buona panchina, almeno fare una buona panchina, così almeno si possono avere due squadre per giocare in Champions e per giocare il campionato, per giocarsi il campionato, giocarsi lo scudetto, perché penso sia ancora l'obiettivo del Napoli, però vabbè. Il Napoli ha preso un grandissimo allenatore, massimo rispetto per Maurizio Sarri, ma finalmente il Napoli ha un allenatore con esperienza europea, un allenatore che sa cosa vuol dire vincere, un allenatore che sa cosa vuol dire vincere. Ho parlato anche con molti napoletani, il grande allenatore ce l'avevamo già, di qua e di là, così, però cari napoletani. Voi serve mentalità vincente, serve gente che ha la mentalità e la voglia di vincere, ed Ancelotti secondo me è l'allenatore giusto. Poi si vedrà, la squadra per adesso dovete intervenire sul mercato, poi si vedrà, cari napoletani. Stasera finale di Champions League, Juventus-Liverpool, no, mi sbaglio, ho sbagliato, scusate, Real Madrid-Liverpool, nessuno sfottò ai bianconeri. Però Real Madrid-Liverpool, non posso guardarmela, me la guarderò sullo smartphone, magari guarderò qualche partita, magari stasera, magari se riesco, commento il risultato, purtroppo, stasera devo uscire con la mia morosa e ragazzi, purtroppo
la sfiga di avere una ragazza che odia il calcio e simpatizza Juventus. Tutti abbiamo delle sfortune nella vita. Io ho la sfortuna di avere una ragazza che simpatizza Juventus e odia il calcio. La classica persona che conosce la Juventus, simpatizza Juventus, odia il calcio, cioè odia il calcio, si annoia per le partite, di certo non mi posso chiudere in un locale con lei a guardare le partite perché sennò dice che si rompe i coglioni e dopo mi dice potevi startene tranquillamente a casa tua a guardare. Quindi vabbè, magari se mi collego con lo smartphone spero di vedere qualche spezzone di partita e stasera commenterò il risultato. Io spero che la alza il Liverpool a Champions, poi se la alza Real Madrid mi fa piacere lo stesso, però vedremo. Okay, non ho nulla contro nessuna delle due squadre, mi sarebbe piaciuto vederla alla partita perché è sempre una finale di Champions e quindi non guferò. Perché non c'è la Rube, però ragazzi, però vediamo, speriamo nel Liverpool, spero in Salah che alzi la Champions, perché mi è sempre piaciuto già dai tempi della Fiorentina Salah, quindi sarei contento per lui, poi vediamo ragazzi, quindi ragazzi, complimenti al Napoli, complimenti a De Laurentiis per la scelta dell'allenatore. Mi dispiace per Sarri, cioè magari un'altra possibilità io gliel'avrei data, però vabbè, però bisogna dire che il Napoli ha preso un allenatore con mentalità vincente, con grande esperienza europea, perché uno che ha vinto le Champions, ha vinto i campionati, di certo Ancelotti non puoi chiamarlo Pirla, poi allenatore del Madrid, PSG e Bayern Monaco, che non sono tre squadrette dell'oratorio, ragazzi, con tutto il rispetto delle squadrette dell'oratorio, perché lì forse lì il calcio è ancora pulito. Ciao ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ringrazio Carta del Curva Nord e gli altri amici per la live di ieri dove mi sono divertito, in altre live non mancherò, e iscrivetevi al mio canale se ne avete voglia. Io non obbligo nessuno, eh. Buona serata a tutti, dai, sì, sono le 6:15, possiamo dire già buona serata a tutti, anche se c'è ancora fuori il sole, c'è ancora la luce fuori, nonostante sia ancora nuvoloso. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, ciao!